Eccoci qua nuovamente a Biblioterme, dal caffè storico delle Terme Tettuccio di Montecatini, insieme al professor Pierozzi che ci parlerà di... Buongiorno professore. Buongiorno. Si parlerà degli amori e gli amanti di Napoleone. Napoleone è stato un birbante, diciamolo. È stato un birbante. Ma sì, però solo per necessità, diciamo. Per necessità, allora è scusato. Sì, in effetti quando adocchiava insomma qualche bella fanciulla, insomma, era preso dal desiderio e quindi soddisfaceva questo desiderio, ma nel più breve tempo possibile, ecco, senza dargli molta importanza. Questo in generale, però ci furono anche delle storie piuttosto importanti. Una storia importante, qual è stata? La storia importante è praticamente quella più importante fra quelle extraconiugali, certo, fu quella con la storia con Maria Valesca, dalla quale ebbe anche un figlio, e fu effettivamente un attaccamento tenero, insomma, molto affettuoso, ecco. E poi insomma si può annoverare anche un paio di altri esempi, per esempio ci fu quello con la Désirée, che fu la sua prima fidanzata, ma poi finì. E poi altre, insomma, ma meno importanti. Meno importanti. Diciamo, quanto si parla di Napoleone nella storia? Tantissimo. Nella storia, come dice il nostro amico Roberto Pinaochi, dice: dopo Gesù Cristo Napoleone è il personaggio più rammentato nella storia. Questo non si sa, però non si sa. Bene, però il fatto è questo, e questo lo sanno tutti, lo dice anche Barbero quando nelle sue interviste dice: Napoleone affascina e non c'è nessuno come lui che sia più rammentato. In tutti i casi, in romanzi, film, continuano a uscire libri, e poi insomma anche modestamente anche questi interventi qui, insomma, ecco. Certo. Napoleone si è sposato due volte, giusto? Come sappiamo, come abbiamo visto, due volte, no? Una per grande amore, passione, e l'altra per convenienza, diciamo. Comunque insomma ci fu un affetto anche lì da parte sua, specialmente. Cosa lascia Napoleone ai nostri ragazzi studenti? Come dici? Cosa lascia Napoleone ai nostri ragazzi studenti? Non lo so quanto alle scuole si parli di Napoleone, purtroppo temo che se ne parli ben poco, comunque da un punto di vista imprese militari, vagamente, insomma, e spero anche delle riforme che lui fece, insomma, che civili, insomma, che sono, restano forse, come dice lui, la cosa più importante non sono le 40 battaglie che ho vinto, ma bensì le leggi, il codice civile, dice, che ho lasciato all'umanità. Lei è un appassionato di Napoleone. Prego? È un appassionato di Napoleone. Beh, evidentemente sì, ma insomma non più di quello, non mi atteggio a cattedratico, a grande professore, insomma, sono un appassionato e spero di trasmettere questa passione a tutti per un personaggio che nella storia è un gigante, insomma. Allora gli dico benvenuto a Biblioterme e grazie mille. Arrivederci.